Ecco, puntualissimi, siamo in diretta anche questo venerdì 18 giugno per il quarto appuntamento di Il pranzo è sportivo, rassegna dedicata allo sport organizzata in collaborazione con la casa editrice 66 and Second, casa editrice che ha nel suo catalogo dei meravigliosi libri che parlano di sport, narrativa per la collana Attese e saggi e biografie per la collana Vite in Attese. Io oggi sono in compagnia di Elena Marinelli che vado subito a chiamare. Ecco qui, vediamo se. Eccoti, ciao, ciao Elena. Ciao Laura, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, Elena, sei pronta per una partita di tennis? Guarda, mannaggia, l'unica cosa che non ho qui intorno in questo momento è una racchetta, però sì, sono Sei prontissima. pronta, ma iniziamo anche senza racchetta, andiamo subito e perché parliamo di tennis anche questo venerdì. Abbiamo già parlato venerdì scorso con Giorgia Meck e le sorelle Williams e oggi invece parliamo insieme a te di Steffi Graf. Eccolo qua il tuo libro, Steffi Graf, Passione e Perfezione, che è uscito alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2020. Ecco, tu Elena sei una grande esperta di tennis, scrivi di tennis. Aiuto. Ah, sì, lo sei, lo sei. Anche su L'Ultimo Uomo, che è un bellissimo sito per chi fosse interessato, anche perché ci sono tante storie un po' del passato che è sempre bene ricordare. E tu hai anche pubblicato un romanzo, Il Terzo Incomodo, che nel 2015 è stato pubblicato da Baldini e Castoldi. E questo qui è un libro in cui si parla di questa grandissima tennista, una tennista. Voglio ricordare che lunedì scorso, il 14, era il suo compleanno. Tanti Quindi, nel caso ci sentisse, tanti auguri, Steffi. auguri, Ecco, sì, possiamo farglieli. Non assolutamente. si fanno in anteprima, ma si possono fare dopo. E ieri, invece, 17 giugno, era anche il compleanno di una delle due sorelle, Williams. Venus, sì, Quindi esatto. gli astri sono propizi in questo mese di giugno per quanto riguarda le campionesse di tennis. Allora, Elena, come mai hai deciso fra tutte le grandi tenniste del periodo, tra gli anni 70 e 90, hai deciso di dedicare proprio un libro a Steffi Graf? Perché per me Steffi Graf è stata la prima grande tennista a cui mi sono appassionata, la prima grande tennista che mi ha raccontato il tennis e che mi ha fatto appassionare tantissimo al tennis. E riflettevo ieri con un amico parlando di tennis, parlavamo di Wimbledon, parlavamo del fatto che non ci sarà Nadal, che non ci sarà Naomi Osaka, che insomma, mancherà qualcuno, entrambi siamo molto tifosi di Federer, di Roger Federer, e parlando con lui ieri ci siamo detti co come sarebbe se fosse l'ultimo, sai, questi discorsi che si stanno facendo in questi mesi. E io mi sono accorta di questa cosa che unisce Federer a Steffi Graf nella mia vita, e cioè che l'uno e l'altro sono stati per me i primi amori in qualche modo. Nel tennis maschile, stranamente, io non mi ero mai appassionata a qualcuno in assoluto, me ne piacevano sempre un po'. Ho avuto Andrea Agassi che mi ha conquistato, a suo modo anche Tsampras mi piaceva molto, ma nessuno mi aveva mai preso tantissimo prima di Federer. È stato così anche per Steffi Graf ed è stato così anche per Serena Williams, per esempio. Quindi io adesso sto vivendo questo momento in cui si stanno chiudendo un po' di cicli, un po' di cerchi. Io d'altronde ho l'età di Federer e di Serena Williams più o meno, quindi sono stati anche miei, diciamo, della mia generazione in qualche modo, e mi sono accorta che adesso mi appassiono a più tennisti. Quindi, se vuoi, Steffi Graf è stata la prima e l'unica in qualche modo, perché adesso il tennis femminile per me è diventato da un po' di anni a questa parte un mondo fatto di più voci. Te
più voci che mi piacciono moltissimo, ognuno a modo suo, in certi momenti, in certe stagioni, per certi tornei. Mi appassiono molto di più alle partite in quanto tali, vederle una alla volta all'interno di un torneo, senza pensare necessariamente a come andrà a finire, no? Il momento. E questo è un po' un cambio che c'è stato, e secondo me la differenza che passa sostanziale, specialmente negli appassionati di sport, fra i grandi primi amori, quelli proprio di quando si è piccoli, di quando si è più giovani, e quelli che poi ti continuano ad appassionare, a far appassionare uno sport, insomma, più avanti. Ecco, Steffi Graf, come altri campioni, altre campionesse, ha dei tratti comuni. E uno di questi tratti in comune, di cui tu parli subito all'inizio del libro, ovviamente, e poi ne parli per tutto il libro, ma è un personaggio che entra subito, ed è il padre di Steffi. Questi padri, a volte anche le madri, che sono sempre molto presenti, anzi abbiamo visto che per alcuni, nel caso di Steffi, anche sono loro che spingono, perché chiaramente devono iniziare da bambini, da piccoli, questi campioni, se vogliono diventare quello che poi sono stati e sono diventati. E chiaramente è la famiglia che ti inizia e ti spinge e ti sostiene, però insomma, a volte queste relazioni non sono particolarmente facili. E anche per Steffi un po' è stato così. Tra l'altro, tu dici, lo racconti molto bene, che il papà di Steffi, Peter, addirittura aveva le sue regole. La prima regola: non farti vedere mai. Seconda regola: eccola qui, colpisci la debolezza. Terza regola: fai ciò che sai. Quarta regola: non è finita finché non è finita. Quindi queste figure genitoriali sono state essenziali affinché queste ragazzine si trasformassero in campionesse di tennis. Che figura è stata Peter nella vita professionale? E poi lo abbiamo detto tante volte, nella vita in generale, perché la professione si scinde poco dalla vita quotidiana, di vita personale di questi personaggi. Allora, Peter Graf è stato un padre molto presente nella carriera di Steffi Graf, almeno fino agli inizi degli anni 90, per tutta la prima parte, diciamo quella più che si ricorda con più facilità, perché quella tutta piena di ori, allori e onori, no? Ed è stato sempre definito colui il quale ha reso possibile questo successo. Perché è quello che le ha insegnato a giocare, che le ha messo in mano la prima volta la racchetta, quello che ha anche deciso come lei dovesse iniziare la sua carriera. Perché la storia peculiare, secondo me, di Peter Graf rispetto a Steffi Graf è che lui non l'ha spinta nell'arena in maniera incondizionata e subito, non le ha fatto fare tutto quello che voleva. All'inizio Steffi Graf giocava pochi tornei rispetto alle altre. Questo perché lui ha sempre cercato, per esempio, di seguire molto l'evoluzione e lo sviluppo del corpo di Steffi Graf. Lei era dotata naturalmente di questo dritto, di questo destro potentissimo, molto più potente della media delle ragazzine, spesso anche della media dei ragazzini, e quindi ha secondato questa cosa. All'inizio lei giocava in maniera molto differente, anche soltanto dall'88, dall'87, perché giocava tantissimo di dritto, quasi solo dalla parte destra, e non vinceva quasi mai, evidentemente, perché le mancava molto. Però lui ha piano piano aggiunto un pezzo ogni volta, ogni anno, ogni semestre, ogni momento propizio. E questa è stata, diciamo, tennisticamente parlando, la grande fiducia che Peter Graf ha avuto nel corpo di sua figlia, di fatto, di questa macchina che potesse in qualche modo non tradire mai nessuno, ma a tempo debito avrebbe restituito tutto quello che stava ricevendo, no?
E poi è stato quello che l'ha preservata dai mezzi di comunicazione, dai giornalisti, dai commentatori, dai detrattori, tanti, che lui stesso aveva per primo, e dalle avversarie nel circuito, dal farsi degli amici, dall'essere. Steffi Graf è stata sempre dipinta come un'atleta riservata, a volte glaciale, per i detrattori era glaciale, per quelli che le volevano un po' più bene era fredda, per quelli che erano i suoi fan era riservata o timida, no? Caratterialmente lei è molto timida, molto riservata e lo abbiamo visto quando si è ritirata, ci ha salutato e ha detto ok, adesso basta, no? Io vado a fare un'altra vita. Però di sicuro diciamo che l'approccio di Peter al nasconderla in qualche modo, a non farli pensare mai oltre il campo da tennis, ha fatto sì che lei davvero si dedicasse solo a quello, 24 ore su 24, che ci pensasse anche la notte, che non dormisse la notte a volte per i tornei che doveva giocare. E quindi diciamo che lui è stato queste due grandi cose per il tennis, non soltanto, ma queste due grandi cose per il tennis di Steffi Graf all'inizio. Tu hai citato, diciamo che i padri in generale, poi sì, i genitori hanno questo ruolo particolare. Io, per esempio, però mi aspettavo, mentre ricercavo per il libro, mi aspettavo che a un certo punto, di trovare a un certo punto che Steffi Graf in qualche modo dicesse: sì, vabbè, adesso diciamo com'è, io ho un po' sofferto per questa tua ingerenza, no? Ah, anche in maniera indiretta, non lo so. In qualche modo mi aspettavo questa sorta di ribellione che non ho trovato. Probabilmente c'è stata in privato, in famiglia, non lo so, però lei a un certo punto, quando ha dovuto fare a meno di Peter, quando Peter è stato diciamo, al centro di prima di uno scandalo sessuale, familiare, diciamo, poi uno scandalo che poi, fiscale, che poi si è risolto nella prigione, evidentemente. Quindi, quando lei ha dovuto far da sola, è dovuta diventare grande, ha cominciato a portare sua madre con sé, altri membri della sua famiglia, lei è cambiata nel modo in cui si mostrava, è cambiata anche nel suo rapporto con le interviste, per esempio, con i giornalisti. Ci ho ripensato un po' in questo periodo, dopo le vicende di Naomi Osaka, Roland Garros, no? Se quella sua evoluzione fosse stata propiziata in un certo senso da Peter, che l'aveva trattenuta perché magari era troppo giovane, no? E l'aveva in qualche modo protetta da una serie di cose. Oppure se invece in realtà lei avrebbe sempre voluto invece essere più presente anche nel rapporto con gli altri. Ha sbagliato molto di più da grande, anche molte più interviste, molti modi di fare, molti modi di dire. Come se dovesse recuperare in un certo senso qualcosa, no? È diventata di colpo più umana, più vicina. E quindi ecco, sì, è stato un vicino, è stato uno schermo per lei, ma sicuramente lei ha sempre detto che senza di lui non sarebbe mai diventata quello che è diventata, anche a distanza di tempo, quindi tendo a, diciamo, prenderla per buona. Poi le regole che hai citato in realtà sono state anche un po' frutto di un mio. Sono verosimili, nel senso che lui in una intervista ha detto che hanno sempre avuto un modo molto strutturato di allenarsi, perché Steffi Graf è stata sempre un'atleta molto severa con se stessa. Io volevo un po' rappresentare questa severità in qualche modo, e le regole mi sembrava un modo molto efficace per farlo. E ho cercato di estrapolare delle regole che arrivavano anche dal suo gioco, in qualche modo, perché i primi tempi di Steffi Graf erano grandissime battaglie fino all'ultimo momento. Lei era sempre questa concentrazione infinita, che sembrava non dovesse finire mai. Ecco, voglio leggerti un brano molto breve a proposito del suo talento. Allora, tu dici: descrivere Steffi Graf come un talento costruito inseguendo la perfezione sembra farle un torto. Sembra toglierle l'aura di estro e di improvvisazione delle opere d'arte che infiammano chi le guarda. Un talento come il suo avrebbe dovuto essere puro fin dal principio, perché in tal modo il dramma e l'epica sarebbero stati più interessanti. Ecco, che talento aveva Steffi Graf? Non ne parliamo al passato, che sembra
qualcosa di lontanissimo nella realtà, comunque Steffi Graf ancora vive vegeta, l'abbiamo detto, appena compiuto gli anni, 52 anni, che quindi insomma per gli standard di oggi è una donna matura ma ancora giovane, quindi però mi fa un po' così parlarne al passato perché lei c'è ancora presentissima anche se non si fa più vedere, però ecco, il suo talento, che tipo di talento è? E lei che tennista è stata? All'inizio è stata una tennista profondamente consapevole. Lei, secondo me, la prima cosa che ha acquistato, avendo la naturalezza del gesto atletico, avendo un fisico evidentemente dalla sua, no? E anche la grande, diciamo, curiosità per lo sport, perché è stata lei poi a chiedere continuamente di giocare a tennis a un certo punto a suo padre, quindi amava competere. Quindi amava giocare anche a carte con sua madre, per esempio. Questa è un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere in un certo momento quando l'ho scoperta. Uno, perché anche io quando da piccolina giocavo spessissimo a carte con mia madre, ma soprattutto perché lei amava proprio la competizione, stare nel gioco, stare nella partita. E questo si vedeva spesso perché lei aveva un atteggiamento molto, come se iniziasse uno spettacolo e finisse uno spettacolo a un certo punto. Prima delle partite era sempre molto concentrata, anche a volte accigliata, la vedevi sul campo mentre si riscaldava, aveva comunque il fare della concentrazione. Poi, spente le luci, finito il gioco, era quasi triste. Era quasi triste che fosse già finita, era sempre troppo presto in qualche modo. Lei che ha anche vinto molte partite in poco, no? Era quasi una contraddizione vederla giocare così, anche rincorrendo i punti in maniera così veloce, su tutti i lati del campo, era presente, presentissima sul campo, riusciva a gestire gli scambi, a manipolare la partita, fin da giovane questo. E poi lei aveva appunto naturalmente questa potenza nel dritto. Poi diciamo che più o meno intorno a, beh, prima della grande stagione dell'87-88, loro insieme a Slozil, che è stato il suo primo coach, diciamo dopo Peter, hanno potenziato tantissimo il rovescio, hanno potenziato tantissimo la potenza del servizio, ma soprattutto quel meraviglioso gioco di piedi che poi li abbiamo visto usare per sempre, sia nell'88, nell'89, nel 90, ma anche quando non vinceva, era una delle cose che meglio rappresentava il suo gioco, quella capacità di stare sul campo e quasi danzarci sopra, quasi riuscire a trovare una strada. Mi ha sempre dato questa sensazione qua, quando i tennisti usano il gioco di piedi in maniera da danzatori, che a noi sembra che facciano una danza, in realtà stanno seminando dei percorsi, stanno mappando il territorio e quando lo sanno fare è piacevole da vedere, diventa uno spettacolo da vedere, ma è efficacissimo sul campo perché sanno sempre dove sono e dove devono andare soprattutto. Nella sua carriera, dagli inizi fino alla fine, poi Steffi si è dovuta confrontare con delle grandi campionesse, dalla Evert alla Navratilova, poi è arrivata Gabriela Sabatini, la Sanchez, Seles, Ingis, quindi delle tenniste davvero eccezionali. Ecco, quali sono state, secondo te, le avversarie che l'hanno messa più in difficoltà? Allora, per motivi diversi, nel senso che hanno una difficoltà, è stata una difficoltà sempre diversa, legata molto al momento della sua carriera. Martina Navratilova era quella completamente all'opposto di lei, no? Era la regina di Wimbledon, la regina in generale, era estroversa. È una persona che dice sempre quello che pensa, che dice che col tennis raccontava sempre una storia oltre la partita. E erano due personalità totalmente opposte e anche nel gioco lo erano. E questo, diciamo che, essendo poi anche Martina Navratilova mancina,
Il primo ostacolo è stato quello per lei, doversi rapportare a questa grandezza, dover dimostrare di essere all'altezza della grandezza, no? Con Chris Evert è stato più semplice perché il loro gioco un po' si somigliava, appartenevano ai tennisti della terra, no? Ai tennisti di fondo, ai tennisti che sanno controllare il campo dal fondo, che sanno difendersi. Invece Martina Navratilova era in quegli anni lì, nella metà degli anni 80, ai fine degli anni 80, era imprevedibile e l'imprevedibilità è stata la cosa che ha dovuto imparare Steffi Graf sul campo, la prima grande cosa. Poi sicuramente ti dico Monica Seles, perché invece Monica Seles è quella che le ha creato più problemi in assoluto, perché ha rivoluzionato il gioco, perché ha preso il gioco di Steffi Graf e lo ha portato a un livello successivo. E quindi lei ha dovuto reinventarsi. E reinventarsi dopo aver vinto tutto è difficile, perché tu sei già Steffi Graf, sei già il numero uno del mondo. Hai già vinto, hai già fatto l'88, quell'anno meraviglioso, e sai già che è ripetibile. Parti già con questo presupposto. In più, in brevissimo tempo, ti trovi di fronte a questo talento purissimo, giovanissimo. E la differenza col suo talento, no, della purezza, è che Monica Seles dava l'idea di non sapere quello che stava facendo, ma di farlo benissimo, e che fosse innato. Ed era invidiabile in un certo senso, no? Quasi come se non dovesse essere allenato, che poi non era vero assolutamente, perché lei ha studiato tantissimo per fare quello che faceva. Però già il fatto di colpire la pallina di mani in entrambi, col dritto e col rovescio. Cioè, lei era una creatura strana in un mondo di gesti bianchi, e quindi quello è stato complicato. E poi secondo me è stato complicato, ma forse diciamo che però in maniera molto meno evidente in realtà. Lei secondo me non ha avuto tantissimo quello che spesso si ha con le tenniste più giovani, no? Quando arrivano e cercano di vincere. E mi riferisco al 99 in particolare, non anche perché poi lei si è ritirata, ma nei due momenti topici del 99, della primavera del 99, quando ancora non doveva ritirarsi, quando ha perso contro Serena Williams e quando ha vinto in maniera incredibile contro Martina Hingis a Roland Garros, quelli sono stati due momenti particolari, perché lei ha iniziato ad apprezzare una vittoria sull'altra, una partita sull'altra, non più il torneo, non c'era più la prospettiva futura e infinita, ma c'erano le partite, e quindi vincere certe cose, certi momenti valeva la pena tanto quanto vincere uno slam. Ed è il motivo per cui lo slam del 99 è forse, non lo so, se io una domanda che le vorrei fare è se è il suo preferito, perché io credo che sia il suo preferito, anche se è l'ultimo. Perché lo si vede da come ha esultato e da come ha festeggiato quel trofeo, che lo è, e credo che lo sia. E quindi, ecco, questi sono stati i tre grandi momenti che l'hanno disturbata in un certo senso, però in maniera un po' diversa l'una dall'altra. Ecco sì, tra l'altro lei, come tu dicevi, è una persona molto riservata, quindi anche con le sue colleghe, chiamiamole non avversarie, con le sue colleghe, lei che rapporti aveva solo ed esclusivamente professionali, ci si vede sul campo, ci si scambia qualche occhiata in uno Allora, spogliatoio e poi dopo ti devo battere, oppure no? ma sì, più o meno sì, la sua vita è stata sempre questa, un po' imposta, un po' voluta, un po' i tempi erano anche quelli, erano poche quelle che facevano amicizia sul campo. Cioè, Chris Evert e Martina Navratilova sono state grandi rivali, ma sono state anche grandissime amiche, e lo vediamo tutt'oggi. Molto spesso fanno riferimento l'una all'altra, molto spesso sono insieme anche nelle discussioni sul tennis pubbliche, intendo. Steffi Graf è stata sempre quella che non aveva amiche, non aveva amici, non aveva nessuno. In realtà poi con il tempo un pochino questa cosa è cambiata, perché per esempio quando con Gabriella Sabatini, che è stata una delle sue grandi rivali, forse anche la rivalità
più completa, se vuoi, più che altro perché quella con Monica Seles a un certo punto si è interrotta. Con lei invece sono diventate amiche. Erano pochissimo amiche, se vuoi, sul campo. Hanno giocato il doppio insieme, ma mai in maniera troppo convinta, per esempio. Però poi invece dopo sono diventate amiche. Gabriella Sabatini ha raccontato più volte che lei, che si sentono, che si chiamano, che si telefonano. Lei, per esempio, ha raccontato che i suoi più grandi successi e insuccessi sono legati a Steffi Graf ed è la persona, è il tennis, secondo lei, più importante della sua epoca, no? Quindi Steffi Graf ha fatto l'introduzione all'Hall of Fame del tennis a Gabriella Sabatini. Quindi, in un certo senso, poi le cose si sono un po' chiarite, ma sempre senza parole, sempre coi fatti, no? Perché questa è un po' la caratteristica di Steffi Graf. Si parla poco e magari poi si fa un po' di più, o sul campo o con altri metodi. E poi c'era questa sua, diciamo, amica, l'unica vera amica che aveva, oggi è una commentatrice di tennis, è un'ex tennista australiana, Renée Stubbs, che era stata una grande doppista in realtà. Quindi diciamo che loro sono state molto amiche anche perché erano poco rivali, nel senso che Renée Stubbs non arrivava mai a livello di Steffi Graf in singolare. Si sono conosciute dopo una partita di doppio all'Australian Open, avevano giocato Gabriella Sabatini e Steffi Graf contro René Stubbs e la sua compagna di doppio, che in questo momento di cui mi sfugge il nome, scusatemi. E René Stubbs l'ha approcciata dopo la partita, una cosa che non le succedeva mai, in maniera molto diretta, molto tranquilla, e hanno iniziato questa amicizia. Stramba però, perché in quei tempi noi dobbiamo pensare che non è come oggi, volare dall'Australia all'Europa e viceversa non era così semplice. E quindi comunque era un'amicizia un po' distante, un po' strana, però per esempio René Stubbs una volta ha raccontato che è andata a trovarla a Las Vegas, una volta è andata a trovarla anche in Germania e le aveva colpito il fatto che lei non avesse trofei in casa, per esempio, che non tenesse trofei in casa. E le ha chiesto anche il motivo e lei ha risposto: ma non c'è bisogno, io lo so che cosa ho vinto, no? E quindi ecco, insomma, erano anche molto. Cioè, alcune cose di Steffi Graf si sono venute a sapere dopo, in modo, anche senza che lei ne parlasse. Questa è anche una cosa molto, molto interessante, secondo me, del personaggio. Hai nominato prima Elena questo 1988 davvero incredibile e il migliore anno in assoluto per Steffi Graf, perché lei in quell'anno innanzitutto vince il Grande Slam, che per chi non lo sapesse è la vittoria di tutti e quattro i tornei dello Slam nello stesso anno solare, ecco, quindi non in 2 anni diversi, e delle donne solo tre sono riusciti a fare questa cosa. L'ultima è stata Steffi Graf, Serena Williams, cioè quasi arrivata nel 2015, ma come abbiamo detto la volta precedente, è stata fermata Dalla nostra dalla nostra grande, Roberta. piccola, grande Roberta Vinci. Ma non solo, avendo vinto anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi, lei ha fatto il Golden Grand Slam. Quindi l'unica ad aver raggiunto un risultato di questo tipo. Ecco, aver fatto questo Golden Grande Slam, come la colloca all'interno delle grandi giocatrici di tennis? Beh, allora, è la sua unicità, innanzitutto. Settare dei record e delle asticelle significa che poi chiunque deve confrontarsi con queste a un certo punto. Tu hai nominato Serena Williams. Serena Williams a un certo punto ha dovuto confrontarsi prima con sorpassarla nel numero di slam vinti e ci è riuscita. Poi è arrivato, adesso Serena ha il problema del 24, no? Che la porterebbe oltre tutte le altre nella storia. Il Grande Slam è una cosa complicata. Uno pensa di dire, ok, c'è riuscita Steffi Graf nell'88, ce la possono fare tutti. In realtà no, ma non soltanto perché Steffi Graf è una delle più grandi della storia del tennis,
Ma perché è complicato reggere la tensione per un anno intero? Perché non significa reggerla per 4 volte, significa che tu nel mezzo devi avere una concentrazione fissa, un dispendio di energie emotive e mentali fortissime, perché non smetti di giocare tra un torneo e l'altro, uno slam e l'altro, ci sono gli altri tornei e puoi perdere e quella sconfitta devi fare in modo che non ti condizioni. E poi c'è il pubblico che nel tennis ogni tanto uno se lo dimentica, ma è fondamentale, è una presenza fondamentale, lo abbiamo visto l'anno Sì, scorso, lo stiamo infatti, vedendo adesso, certo. lo abbiamo visto in tante partite quest'anno, nel 21 intendo, proprio che sembra che abbiamo riscoperto il pubblico, ma loro ci sono sempre stati. E quindi magari, sai, vai a Roland Garros e cioè, devi vincere contro un atleta che piace di più al pubblico, e allora sei solo sul campo contro una giocatrice, contro il pubblico. Ora, Steffi Graf era ben voluta più o meno ovunque. Generale, forse solo a Roma preferivano Sabatini a lei, però diciamo che è una tensione continua ed è un grande sforzo fisico e mentale per un record che non ti definisce come il più grande di tutti i tempi, però, nel senso che io sono un po', diciamo che nelle due grandi fazioni per definire il più grande di tutti i tempi in uno sport, guardiamo ai numeri, guardiamo ai record e tutto il resto del mondo per me un po' si equivalgono le cose. Quindi sì, è vero, devi guardare quante settimane in classifica al numero uno sei, se si parla di tennis, per esempio, quanti slam hai vinto, quanti record hai fatto, tutto giusto. Però poi c'è tutto il resto attorno, che atleta sei stato, che ti porti dietro, che cosa hai lasciato, anche rispetto ai tuoi colleghi, se vuoi. Rispetto a quello che è stato il tuo momento, che non significa necessariamente essere ben voluto da tutti o mal visto da tutti, non è una questione morale, di giudizio morale assolutamente, è proprio una questione di interpretare una responsabilità a un certo punto, e quella la senti tutta, la senti sul campo, e altrimenti non si capisce perché grandissimi calciatori dovrebbero fallire il rigore al mondiale, no? Cioè ci sono certe cose che non è detto che anche per un punto tu possa raggiungerle. E il tennis molto spesso si decide in 2 punti. E quindi è difficile per chiunque. Lo era in passato, lo è oggi, dove in passato le superfici erano anche molto più dissimili di oggi, per cui l'erba di Wimbledon era un po' diversa da quella di oggi, la terra Esatto. battuta era un'altra terra battuta. Quindi, insomma, Steffi Graf ha fatto una cosa incredibile perché è stata una tennista totale, se vogliamo mutuare una cosa che si dice del calcio, no? Però è così. Senti, ha lasciato un'eredità da un punto di vista tennistico, ovviamente, secondo te, Steffi, e se sì, quale? E secondo me all'inizio no, nel senso nei primi anni no, perché ci sono state sicuramente delle tenniste tedesche. Penso ad Angelique Kerber, scusami, negli ultimi tempi, che sicuramente hanno fatto un riferimento evidente, no? A lei. Poi, essendo arrivate le sorelle Williams, il tennis è cambiato di nuovo. Il 99 è un anno strambo anche per questo, perché Steffi se ne va e arriva Serena, arrivano loro due. E non lo so, è difficile dire che quella sia l'eredità di Steffi Graf, no? Perché poi loro hanno cominciato da zero e ne hanno costruita un'altra. E secondo me si vede un po' forse adesso, nel senso che, per esempio, mi viene in mente, ci sono delle grandi giocatrici molto forti in difesa, molto forti sulla terra battuta, che hanno interpretato alcune cose di Steffi Graf. Per esempio, Agar Advanska, che adesso non gioca più, ma che per esempio è una tennista che io ho adorato, non ha mai vinto uno slam, io l'ho adorata, ma aveva delle caratteristiche di gioco molto simili a Steffi Graf. Aveva questa velocità di posizione, aveva una linea difensiva molto molto forte. E questa è una che mi viene in mente, diciamo, della metà degli anni
del 2000, lei ha avuto il suo apice nel 2015, 2014, eccetera. E poi adesso c'è Iga Swiatek, che è giovanissima e che ha questo dritto che ogni tanto te lo fa ricordare, quello di Steffi Graf, che attenzione non è un'eredità nel senso più puro del termine, però evidentemente quando tu costruisci un modello e poi questo modello si replica con degli aggiustamenti, con delle modernità, con degli aggiornamenti direi proprio, poi lo vedi finito nelle braccia di qualcun altro con una personalità diversa, con un modo diverso. Ma in nuce un pochino c'è. Sì. E l'anno scorso, quando l'ho vista giocare a Roland Garros, in certi momenti mi è venuto in mente. Avevo già consegnato il libro, quindi ero già libera da Steffi Graf. Non credo che sia questo è stato quello il problema, però. Non eri così condizionata, quindi. No, 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 esatto. Però ecco, lì secondo me ogni tanto lo vedo. Però ecco, secondo me questa, diciamo, l'eredità sportiva è bella per questo, perché poi si spacchetta, si rinnova, si rimette dentro in tanti modi. E magari è un tocco, magari è un modo, magari è. E poi sono sicura che ci sono delle tenniste che guardano il passato, che studiano in qualche modo. È successo, per esempio, all'inizio degli anni 2000 c'erano tanti che guardavano indietro. Una delle cose che per esempio Roger Federer ha detto più spesso è che lui amava e guardava sempre Rod Laver, come giocava Rod Laver, no? E se tu lo guardi, specialmente quando era più giovane, c'erano delle cose che ti ricordavano lui. Perché poi il tennista è così, no? Poi prova il colpo sul campo, in segreto, prima di farlo in partita. E quindi sicuramente ci sono questi tocchi qua e là. Io te ne ho nominati due, diciamo, di due periodi molto diversi, ma secondo me a guardarci poi ce ne verrebbero in mente altre. Tra l'altro la Swiatek ha proprio vinto l'anno scorso Roland Garros, che tu hai detto era lo slam preferito di Steffi. Quindi chissà Il primo e se l'ultimo. sì, il primo e l'ultimo, quello con cui ha proprio chiuso il cerchio della sua carriera. Senti, io ti ringrazio davvero tantissimo, Elena. Grazie Mostriamo ancora questa bellissima copertina, perché lo voglio ricordare sempre, le grafiche di Vite in attese di 66 and Second sono davvero bellissime, sia davanti che anche nella quarta di copertina. E tu dici, infatti, a proposito della quarta di copertina, voglio leggere anche la frase che è stata scritta: non ammette repliche, il gioco di Steffi Graf. Non crede nella sconfitta, ma solo nella passione. Una passione viscerale che ribolle nel profondo e non risale mai in superficie, come un non detto da lasciar maturare. Questa grandissima passione che l'ha portata davvero ai vertici, a essere una delle più grandi tenniste di tutti i tempi. Elena Marinelli, grazie, grazie davvero infinite. Grazie a te. Andiamo a vederci il Queens e Halle È anche, e anche anche Berlino. certo, e anche Berlino, che sono i due tra i tornei sull'erba che anticipano Wimbledon, che ci sarà tra poco senza Nadal, come tu hai detto, il quale non andrà neanche a Tokyo, quindi Esatto. ha deciso di non partecipare, evidentemente non è particolarmente in forma, si è visto insomma ultimamente. Grazie, Ciao Laura, grazie. grazie Ciao a te. Elena, ciao, Ciao. grazie a tutti, alla prossima, al prossimo venerdì.